Un laser di ultima generazione che utilizzando una particolare lunghezza d'onda gialla permette di produrre un effetto terapeutico senza provocare un danno retinico. È stata questa la sfida dell'unità operativa oculistica di Forlì, che ha deciso di dotarsi di questo laser impegnandosi nello studio e nella ricerca e nell'applicazione sul campo di queste nuove tecnologie. Tutto questo con il fondale contributo congiunto dell'Unione Ciechi di Forlì Cesena e della BCC Ravennate Imolese Forlivese, dell'azienda House della Romagna e di quanti hanno creduto a questo progetto. Il laser giallo è una nuova strumentazione oculistica che serve per il trattamento delle patologie degenerative della retina, per trattare fondamentalmente la zona nobile della retina, quella che normalmente viene coinvolta nel corso delle patologie dell'invecchiamento, degenerazioni maculari all'età, fenomeni occlusivi di tipo trombotico, oppure negli edemi maculari diabetici, più raramente nelle forme anche del giovane. L'importanza di questa nuova tecnologia è legata soprattutto alla sua non invasività e alla ripetibilità dei trattamenti, perché spesso i vecchi laser erano distruttivi e lasciavano zone di retina morta. Qual è l'importanza dell'arrivo di questa nuova tecnologia per l'ospedale di Forlì, ma anche per tutta l'Ausl Romagna? Questa è una macchina che riesce a compiere atti e riesce a risolvere problemi che fino ad ora non riuscivamo diciamo, a completare in maniera definitiva. Ci consente anche di risparmiare su alcuni farmaci e quindi il risparmio sui farmaci non significa solo un tema di tipo economico, ma significa anche ridurre gli effetti collaterali di questi farmaci.